Semitaghi ti cancello, seconda puntata. Vedete, questa è la seconda puntata, come fanno nei tutorial quando mostrano i make-up queste ragazze che spopolano nella rete con canali dedicati alla bellezza e chi più ne ha più ne metta. Noi facciamo un tutorial su un format giunto alla seconda puntata e che stavolta si occupa di gossip su Twitter, la fa da padrone il tormentone dell'estate, gli europei. Hashtag europei, hashtag Monti porta sfiga. Il che è tutto dire. Buddy scrive: Spagna Italia dimostra che la preparazione atletica e fuori classe non bastano se hai Monti in tribuna. Umberto Romano: a bloccare i nostri non è tanto la presenza di Monti sugli spalti, ma quella della finanza negli spogliatoi. Su Twitter una serie di carrellate in merito, e poi ha spopolato su Facebook, ragazzi, la foto di Monti con la cresta alla Balotelli, veramente inquietante, devo dire, però sembra un po' meno frigido, no? Monti con questa crestina, poi un po' tutti hanno adottato questo look alla Balotelli, che ha spopolato anche per un altro motivo, no? Il gossip con la FICO. Allora pensate su Twitter che cosa è successo: Balotelli chiederà alla FICO il test del DNA per il nascituro, un tipino così io chiederei anche codice fiscale e scansione della retina. Ma come? Scansione della retina. Alessandro Prisco scrive: Raffaella Fico incinta, forse aveva ragione quello che diceva che Balotelli andava tirato fuori. Non so se è chiaro. Su YouTube invece oggi vi proponiamo una webstar veramente popolare, per non dire di più, perché poi ha trasformato questo in un mestiere, ha avuto un successo pazzesco ed è un ragazzo veramente incredibile, Wallwish, che si occupa in questo piccolo video di pippe mentali a proposito di gossip sui social network. Buongiorno. Cavolo, devo smetterla di pettinarmi le ascelle prima di andare a dormire, lasciare la spazzola. Un momento. Ma quella è una videocamera. Potrei, non lo so, fare dei video su YouTube e magari diventare famosa grazie a questi video che aiuteranno il mondo. Guardate che scegliere che tipo di video mettere su YouTube non è una cosa semplice. Ecco perché ogni video che metto sul mio canale nasce da una profonda riflessione che faccio, da un'attenta indagine di mercato che io svolgo sul campo. Da una meticolosa. Adesso una comparsa deve alzarsi e andarsene. Prego, puoi andare? Eccola, è stata fantastica. Parliamo di un'altra questione a proposito dell'uso delle applicazioni Instagram e Instamatic, quindi questo stravolgimento della fotografia. Le foto con Instagram sono tutte uguali, questo appiattimento totale del gusto iconografico è preoccupante, questo ha aperto una frattura tra chi è innamorato di Instagram e chi di Instamatic. Insomma, vi invitiamo a scriverci anche su questo. Grazie a tutti quelli che hanno scritto la prima puntata sull'home page di Salento Web TV, ci avete seguito anche in tanti su Facebook, grazie mille. Noi vi salutiamo con una frase di Spinoza su Twitter a proposito di nazionale, di europei. Chiudiamo il cerchio. Napolitano: la nazionale azzurra, specchio del paese, un mese di sacrifici per rimanere a mani vuote. Alla prossima. Ok ragazzi, abbiamo finito. Grazie. Mi sa che questa è bevuta finta, non si può vedere. Voglio vivere così, col sole in fronte. Oddio. Questa è la follia di luglio. Ok, non avevamo una scaletta.